Questo programma è presentato da Buonasera, benvenuti, buon mercoledì, eccoci al nostro consueto appuntamento preserale per parlare di fatti quotidiani, nel caso appunto del specifico di questa sera, appunto a tutto raggio il nostro ospite che è già incontrato, quindi vado subito alla presentazione, Vincenzo Tavernese, vice sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, uno dei pochi eletti, mi ergo insomma, vabbè, di opinionisti che vengono qui di tanto in tanto a parlarci insomma di tutto quello che accade non soltanto nella comunità dell'ospitato, cioè Marina Gioiosa Ionica in questo caso, ma anche di Locride, Calabria, addirittura Nazione, addirittura Europa, e sì di Europa anche perché i nostri hanno partecipato, i nostri Tavernese e anche altri amministratori ad appuntamenti importanti nazionali e internazionali proprio ecco in questi ultimi giorni. Comincio appunto da uno di questi appuntamenti nazionali, Tavernese, se è d'accordo, facciamo qualche passo a ritroso, qualche giorno addietro all'Assemblea Annuale dell'ANCI, no? Partecipazione, ancora di più, qualche numero in più per quanto riguarda la Calabria, questo ci fa felici, ci rende felici, però insomma il costrutto qual è? L'opportunità che si può cogliere qual è stata? Beh, buonasera. Buonasera anche agli spettatori. Sinceramente devo dire che era la mia prima esperienza a una di queste assemblee in cui ho avuto l'onore di rappresentare Marina di Gioiosa insieme al collega Giuseppe Romeo invece del sindaco che non è potuto venire e devo dire è stata un'esperienza proficua. In realtà questi sono appuntamenti importanti in cui si coglie un po' anche il significato della vita associativa anche a livello istituzionale. Abbiamo avuto modo di ascoltare le parole del Presidente della Repubblica, di tantissimi relatori, sono venuti ministri, vicepresidenti del Consiglio, tantissimi altri uomini delle istituzioni con cui ci siamo confrontati. È stato quindi un momento di riflessione sul futuro, diciamo così, degli enti locali, sulla loro condizione. Per la Calabria, chiaramente, l'essere presente in questi appuntamenti è fondamentale. Innanzitutto per rimanere sempre, come dire, attenti a quelli che sono gli scenari. Del resto, quello che conta molto in queste situazioni è potersi confrontare con i colleghi, poter portare alla loro attenzione, all'attenzione degli organi nazionali di questa associazione, i problemi che sono nostri e solo nostri, perché li possiamo così condividere. Quindi, diciamo, essere lì ha un significato importante. E poi c'è anche la questione connessa anche alla presenza istituzionale della regione. Noi quest'anno per esempio abbiamo avuto anche nella parte diversa da quella dei dibattiti che si tenevano in apposite sale, diciamo c'è una parte convegnistica di questa assemblea e poi c'è una parte che definirei in maniera impropria forse fieristica, dove erano presenti varie regioni, alcuni espositori che ci offrivano delle novità, diciamo, per quanto riguarda i servizi alle amministrazioni locali, e la Calabria è stata presente. Ha creato un punto di riferimento per tutti noi amministratori calabresi che ci siamo incontrati lì, abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni dirigenti regionali, insomma serve questo per poter così dare una rappresentazione diversa alla nostra regione, no? Che non è fatta di amministratori impreparati, non è fatta di persone che si recano in questi appuntamenti istituzionali un po' alla spicciolata, ognuno con le sue idee, ma cercano di fare sintesi, cercano di portare insieme i propri problemi. I problemi sono sempre gli stessi, ora è inutile che li riepiloghiamo tutti, ne abbiamo parlato diciamo in tante occasioni. A me piuttosto cosa interessava, perché poi sentiamo anche velati, no, slogan di divisioni, di qualcuno che voglia spaccare l'Italia, no? Invece da questa assemblea nasce lo slogan contrario, no? I sindaci uniscono. Certo, no, ma la questione delle autonomie è sempre molto dibattuta, quella, sì. E spaccare l'Italia in fondo sottintende sempre il fatto che si voglia aumentare l'autonomia, eccetera. Io personalmente, guardi, le dico questo. I problemi che hanno i sindaci, sia pure con chiare differenze tra nord e sud, tra piccoli comuni e grandi comuni,
tra comuni marginali e comuni invece che hanno caratteristiche per cui sono al centro così di un tessuto economico, ecco, questi problemi si sovrappongono in gran parte. Quello che è il grande punto su cui dobbiamo riflettere è che per esempio la questione dell'autonomia differenziata sta mettendo in luce e che adesso, oggi, mentre noi discutiamo, la base che è quella su cui si dovrebbe costruire, no, la distribuzione delle competenze tra regioni e Stato centrale, anche in casi di autonomia differenziata, tra autonomie locali, diciamo così, e Stato centrale, è quella dei cosiddetti livelli essenziali di prestazione, cioè ciò che qualcuno deve garantire ai cittadini, sia esso lo Stato, sia esso la Regione, sia esso il Comune. Oggi in Italia ci sono grandi parti del territorio in cui questi livelli essenziali non sono garantiti. E non dobbiamo illuderci, lo dico soprattutto per gli amici del Nord che però ne sono ben consapevoli, che questi luoghi in cui non è garantito, non sono garantiti i livelli essenziali di prestazioni, siano concentrati solo al sud. Certo, al sud sono più estesi, queste aree sono più estese, certo. Ma anche al nord, al centro, ci sono aree crescenti di scarsa risposta ai bisogni. Lo vediamo per esempio nella situazione di molti paesi lombardi in cui non ci sono medici di medicina generale, i cosiddetti medici di base, certo, o medici di famiglia. Lo vediamo nella situazione in cui si sono trovate oggi le amministrazioni toscane, certamente causate da precipitazioni straordinarie, ma anche da scarsa manutenzione, e così via. Cioè, di fatto non c'è area d'Italia in cui non si evidenzino criticità nei servizi forniti ai cittadini sul territorio, siano essi servizi di manutenzione, servizi sanitari, servizi di altro genere. Ecco, tutto questo deve avviare una forte riflessione. Lo Stato, i comuni, le province, le regioni, le città metropolitane sono non ancora abbastanza efficienti. Su questo ci dovremmo confrontare. Senta, com'è andata alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum? È andata bene. Ripeto, adesso andiamo alle ultime esperienze fatte dai nostri. È andata bene, è andata bene. Devo dire, abbiamo avuto qualche giorno fa modo di essere presenti come amministrazione comunale di Marina Gioiosa, anche lì sono stato io a doverla rappresentare, spero degnamente, perché diciamo insieme agli amici di altri comuni della Locride, prima di tutti Casignana, ma anche Gioiosa Ionica, Locri, Portigliola, stiamo ragionando in maniera sempre più avanzata e abbiamo discusso lì a Paestum, ne abbiamo parlato di fronte a un pubblico, perché anche questa Borsa del Turismo Archeologico è costituita da un momento fieristico e da un'ampia gamma di convegni e di momenti di confronto e discussione. Ecco, ne abbiamo parlato di che cosa? Della valorizzazione dei resti di epoca romana presenti nella Locride. Ovviamente la villa di Casignana è senz'altro diciamo l'emergenza archeologica più importante di questo tipo, con i suoi mosaici straordinari, i suoi ambienti, ma essa può essere secondo me pienamente valorizzata, in questo siamo pienamente d'accordo con l'amministrazione di Casignana, rappresentata dal sindaco Celentano, che ha delegato per l'occasione il vice sindaco Crinò, che è sul fatto che fondamentalmente questa villa sia solo la punta di diamante di tutto un complesso di luoghi, di cui fa parte il Teatro Romano di Marina di Gioiosa, ma la Villa Romana del Naniglio di Gioiosa Ionica, ma anche la vasta area archeologica a cavallo tra Locri e Portigliola, che ha una buona rappresentazione di monumenti di epoca romana, ecco, che possono essere fruiti in maniera unitaria. Possono essere fruiti in maniera unitaria perché perché la nostra presenza alla Borsa del Turismo, perché un visitatore della Locride che voglia fare un tour che non può mai essere completo e complessivo, perché la Locride offre veramente tantissimo, certo, dal punto di vista archeologico monumentale, ma che vuole, diciamo, specializzare le proprie visite, dargli un senso, uno spaccato, ecco, potrà, speriamo, un domani, in maniera organizzata e non estemporanea, decidere di fare questo tour di visite di monumenti di epoca romana. Sì. Passando attraverso Casignana, Locri, Portigliola, ma Gioiosa Ionica e Gioiosa Ionica. Questo perché? Innanzitutto, lo dicevamo, perché questo è un tour che si può fare ricco innanzitutto di valore dal punto di vista
della conoscenza archeologica, del piacere estetico che questi luoghi danno, ma poi anche da un'immagine diversa della Locride, una Locride quella che ha attraversato l'epoca romana, che era al centro di un Mediterraneo di pacificato, quindi una Locride prospera, che mostrava dei complessi di grande ricchezza monumentale, quando queste ville erano in piedi, quando questo teatro, diciamo, questi teatri erano funzionanti, sicuramente dovevano dare l'impressione di una vita brulicante, ricca. E poi anche perché è un tour che si può fare in un paio di giorni, anche alternandolo con quello che di buono offre la nostra regione dal punto di vista gastronomico, paesaggistico, come dicevo prima. Quindi è un tour che può essere fatto in un weekend molto rilassante. Ecco, vorremmo nel tempo, con l'aiuto degli operatori privati che contatteremo, cercheremo di coinvolgere, costruirlo in maniera tale poi da offrirlo magari nei prossimi anni alla stessa borsa italiana del turismo archeologico, europea del turismo archeologico, anzi mediterraneo, turismo archeologico, oppure in altre sedi, insomma, in cui si parla di turismo. Benissimo, questa è un'iniziativa, un nuovo processo, di tanti che ne abbiamo sentiti, iniziative, eccetera, eccetera, ma per capire, siete sempre di più a intraprendere queste iniziative, a riflettere, a interessarvi, a incentivare, anche la stessa discussione, nel senso che poi partecipiamo a tutte le borse, partecipiamo, facciamo iniziative culturali, anzi poi mi offro anche assist per alcune iniziative culturali nella sua comunità, ecco, mi ricordo a me stesso. Ecco, ma poi, riconducendomi a quanto diceva prima, potrà domani, ecco, potrà quando avere un ritorno questa attività? Ma guardi, sinceramente io le perché dico... Perché poi siamo sempre a quei 20 giorni d'estate. No, il ritorno è già in atto, nel senso che, ma da un punto di vista diverso da quello che lei può immaginare. Allora, confrontandomi anche con altre esperienze di buon livello a livello regionale, per esempio alla borsa del turismo di Paestum c'erano rappresentate anche realtà di altri luoghi in Calabria un po' più frequentate, ci si diceva che il primo passaggio è sempre quello della consapevolezza da parte dei cittadini delle caratteristiche del proprio territorio, anche perché siamo noi i primi ad offrirlo. Cioè, quando da noi viene un turista, noi siamo i primi a scoraggiarlo dicendogli che non vi è nulla da visitare, non vi è nulla da vedere, e comunque non avendo naturalmente nessuno di noi le competenze di una guida turistica o magari di uno specialista, però non sappiamo neanche dare un piccolo riferimento, qualche informazione sui luoghi presenti sul territorio, chiaramente siamo i primi a sostanzialmente cacciare via i visitatori. Demolirci, sì. Allora, questo processo è già in atto perché il Teatro Romano di Marini Gioiosa in questi 3 anni di amministrazione è stato ampiamente valorizzato grazie all'accordo che il Comune ha fatto con la soprintendenza, in realtà era già in essere, io l'ho solo ripreso e ho iniziato a farlo fruttare, l'ho fatto fruttare realizzando all'interno del Teatro Romano numerose manifestazioni culturali, ma anche dando la possibilità dei visitatori di poterlo fruire, di poterne fruire, pochi ancora rispetto a quelli che vorremmo. Però, diciamo, siamo andati da gruppi di associazioni culturali fino a gruppi scout, l'ultimo l'abbiamo ospitato qualche giorno fa, e il ritorno che noi stiamo avendo è sempre lo stesso. Anche persone del territorio, adulte, quindi non ragazzini, ci dicono: noi non sapevamo che a Marina di Gioiosa ci fosse un'area archeologica nel pieno centro del paese. Oggi, nonostante sia un'area archeologica a cielo aperto, contornata di strade, quindi non isolata, non irraggiungibile, però ignorata. Ora, non è più così, dobbiamo continuare, dobbiamo offrirla in maniera qualificata ai turisti. Abbiamo realizzato, insieme all'Istituto Tecnico per il Turismo e alla scuola, all'Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa, negli scorsi mesi, delle audioguide anche in altre lingue fruibili tramite l'app di Marina di Gioiosa. Insomma, stiamo lavorando in questo senso. Certo. Il passaggio successivo, e concludo questa mia digressione, se così posso dire, però non lo può fare l'ente. Noi abbiamo creato alcune precondizioni, continueremo a lavorarci, però è chiaro che il turista viene accompagnato dall'operatore dagli privato. Operatori, certo. Cioè il turista vero, no, non il turista di ritorno, non il turista. Noi creiamo le condizioni, dobbiamo mantenere il sito in buone condizioni, dobbiamo, se possibile, diciamo così, presentarlo bene. Vogliamo essere professionisti, essere professionali. Però è chiaro che chi lavora in ambito turistico deve metterci del suo per accompagnare il visitatore e dirgli: guarda,
Marina di Gioiosa ha da mostrarti queste attrattive. Poi altri paesi ne hanno altre. Se noi, tra virgolette, creiamo il pacchetto, possiamo offrire unitariamente tutte queste cose, la Locride romana, per dirla in una sì. frase, in poche parole, la Locride romana, e in questo modo spingere la gente a visitare la villa di Casignana, la parte romana degli scavi di Locri, la villa di El Naniglio e il teatro di Maria di Gioiosa Ionica, speriamo in maniera unitaria, però è un lavoro da fare questo. Certo. La maggiore quindi consapevolezza, questo è il sunto, quindi è stato chiarissimo e ha colto subito la mia domanda magari complessa, maggiore consapevolezza delle enormi opportunità che si hanno. Già questo è un punto di partenza importante. Ecco, quindi non soltanto a Maria di Gioiosa Ionica, ma sono altre comunità che in questo ambito si stanno dando da fare. Per quanto riguarda invece Maria di Gioiosa Ionica, ad esempio, voi ultimamente avete fatto delle cose interessanti sotto questo aspetto. Ad esempio, mi parlo un po', ma brevemente ovviamente, missione archeologica dell'Università di Genova guidata dal professor Nino Facella. Che cosa da trarre da questo importante incontro? Allora, no, non è stato solo un incontro, a dir la verità, è stato molto di più. C'è stato un incontro a fine missione, un incontro pubblico. Allora, cosa è venuto fuori? L'Università di Genova, dopo interlocuzioni con tre comuni della Vallata del Torbido, Maria di Gioiosa, Gioiosa Ionica e Martone, ha ritenuto di chiedere alla sovrintendenza l'autorizzazione a fare una campagna di ricognizione triennale, cioè far venire nel nostro territorio dei giovani archeologi accompagnati da dei tutor, il cui capo missione era il professor Facella, che è associato di archeologia all'Università di Genova, per fare questo tipo di attività, che è un tipo di attività molto particolare. Non si tratta di scavi, la ricognizione archeologica, e neanche di saggi, consiste nel fatto di ispezionare il terreno e rintracciare sul terreno eventuali tracce di presenze di rilievo archeologico. Per il profano può sembrare una cosa assurda, però spesso attraversando un campo, soprattutto se la terra è smossa per i lavori agricoli, è possibile vedere affiorare proprio sulla superficie sì. dei frammenti di ceramiche, soprattutto, ma non solo, di oggetti molto antichi a volte, di epoca greco-latina, ma a volte anche precedenti. E questa attività da noi è stata molto molto fruttuosa. È durata 3 settimane, dal 4 al 24 più o meno di settembre scorso, e ha dato la possibilità di mappare oltre 30 siti in cui sono state rilevate queste evidenze, in tutti e tre i comuni. Ok, 30 siti in tutto, naturalmente, un po' di più a Gioiosa Ionica, a Maria di Gioiosa Ionica, qualcosa di meno a Martone, ma devo dire, per la tipologia di attività, il territorio più boscoso di Martone non è il massimo, perché diciamo, i territori che offrono di più sono quelli che hanno un'attività agricola che permette di diciamo, attraversare campi senza erba, campi magari appunto con la terra smossa, e lì diciamo, si creano le basi per future attività. Una volta mappato il territorio si potrà in futuro conoscerlo meglio. Senti, invece a fine agosto, mi pare, avete fatto un altro incontro. Poi dietro questo incontro lei mi dirà quant'altro, sul volume Architetture fortificate nel paesaggio agrario della Calabria. Sì. Si ricorda? Sì, no, assolutamente sì. No, l'incontro è stato un incontro importante. Anche certo. Questo è stato organizzato con un altro ente di rilievo, un'associazione nazionale, l'Istituto Italiano dei Castelli, che sì. ha una sede calabrese, che è presieduta da Domenico Zerbi, che diciamo, ci ha richiesto di poter presentare, e noi l'abbiamo assecondati, anzi in realtà no, più che una richiesta, devo dire, è stato un incontro, perché loro avevano questo interesse, noi l'abbiamo ulteriormente stimolato, incoraggiato. Questo volume in passato era stato presentato anche in realtà a Roccella, però si prestava diciamo, a una serie di successivi approfondimenti, perché è una raccolta di saggi importante, con la curatela scientifica anche della professoressa Martonano e di altri studiosi, che descrivono in maniera dettagliata e minuziosa numerosissime architetture fortificate della Calabria. Ora, noi non siamo abituati,
diciamo, forse a guardare al nostro territorio in questo modo, ma tutte le nostre campagne sono punteggiate. Ma in Gioiosa abbiamo per esempio la bellissima Torre Galea, sì, di antiche residenze, quindi non torri d'avvistamento, non fortificazioni a scopi militari, ma antiche residenze che per il carattere isolato che avevano venivano costruite con, diciamo, criteri di facile difendibilità, quindi erano architetture fortificate. Spesso venivano chiamate torri, anche se non sembrano torri, perché sembrano a volte anche dei palazzotti, dei castelletti, ma diciamo il termine che si usava era proprio torre, quello che, diciamo, si usava nella lingua corrente. E fondamentalmente abbiamo tantissime evidenze, anche poco note. Nella Valle del Torbido ne abbiamo parecchie. Questa serata che abbiamo fatto insieme si è soffermata su, con Marilisa Morrone, Vincenzo Naimo, sulla Valle del Torbido, quindi sulle varie emergenze, e ovviamente si è tenuta di fronte a Torre Galea, che è la più imponente tra queste case torri che ci sono e che sorge nel territorio di Gioiosa Marina. Perdiamo un po' la sfera? Non parliamo soltanto di Marina, ecco, centri vicini, eccetera, eccetera. Adesso andiamo nella nazione e poi cercheremo di spostarci anche al di là dei confini nazionali. Beh, quello che sta accadendo in questi giorni è sotto l'occhio di tutti, no? Cioè quello che sta accadendo in Toscana, purtroppo anche qui, dei morti, poi insomma altri esempi in tempi passati, Emilia Romagna, eccetera, eccetera, eppure sono regioni efficienti. Ma insomma, questo conta per quello, insomma, conta poco, perché poi quando di fronte alle avversità, alle tragedie, insomma. Ma preoccupiamoci della Calabria, come siamo messi come comuni, come regione Calabria? Dio non voglia, Dio voglia non accada questo, insomma, dalle nostre parti, ma siamo pronti? Come potremmo reagire? Come possiamo prepararci? Non lo so, cosa stiamo facendo intanto per... Ma guardi, siamo indietro naturalmente rispetto a quello che andrebbe fatto, stiamo cercando di fare. Io quello che dico sempre è questo: è inutile andare in giro a dire quanti risultati si sono raggiunti se ancora il lavoro non è completato. Certamente l'idea che ho io della situazione è che la buona quantità di fondi che è stata messa in campo, non solamente da quando c'è il PNRR, a dire la verità, ma già da prima, per il contrasto al dissesto idrogeologico, qualche risultato l'ha prodotto. Però purtroppo il grande tallone d'Achille non sono i lavori, non sono le grandi opere o le piccole opere, sono, ahimè, quella manutenzione quotidiana che manca la pulizia puntuale del letto, non solo delle fiumare, ma anche dei torrenti, dei canali, dei cosiddetti valloni. C'è un lavoro quotidiano che andrebbe fatto, espletato, la cui competenza spesso è rimpallata. Questo è un fatto molto grave. Di fatto i canali di scolo che sono presenti nei nostri territori dovrebbero essere puntualmente manutenuti dai privati, quando si tratta di canali interni alle proprietà, dai consorzi di bonifica, dai comuni, in alcuni casi alla città metropolitana. Però tuttavia questo non avviene, non avviene per carenza di fondi da un lato, e questo lo dobbiamo dire, ma dall'altro lato, secondo me, anche proprio per una scarsa chiarezza reciproca nelle competenze, no? Questo rischio che ormai tutti stanno, diciamo, temono. E in questo devo dire l'idea di sbloccare un po' questa macchina che si è ingolfata, cercare di far capire che nessuno ormai vuole andare più a manomettere il territorio per trarne un vantaggio, nessuno vuole andare più a svuotare i letti e le fiumare per farci calcestruzzi, ma banalmente c'è la necessità di entrare, di scendere nel letto delle fiumare per tagliare questi canneti infestanti. Ecco, bisogna farlo nelle forme giuste, legali, lecite, ma bisogna farlo con urgenza, perché ahimè quando poi avvengono i fatti eccezionali dobbiamo essere pronti. Non sì, questo aspettare. Per quanto riguarda le istituzioni, la burocrazia, tutto quanto, ma un comune cosa potrebbe fare, un amministratore? No, i comuni ancora... Ecco, per esempio stimolare l'associazione di volontariato, no? Per preparare. No, a dire la verità, noi abbiamo sperimentato che i comuni qualcosa possono fare, ahimè non abbiamo finito di fare tutto quello che potevamo e dovevamo fare, ma stiamo facendo molto rispetto al passato. Abbiamo per esempio avviato una serie di pulizie straordinarie in molti canali con fondi che ci sono arrivati come fondi ministeriali. Poi abbiamo
potuto, con un accordo col consorzio di bonifica, ripulire il letto del torrente Camocelli. Cioè abbiamo fatto delle attività, però c'è molto da fare. Ad esempio, lo dico proprio perché ne siamo consapevoli, bisogna lavorare molto ancora sul torrente Gallizzi, bisogna lavorare sulla Fiumara Torbido, però è chiaro che tutti una volta non siamo ancora riusciti a farlo. Io confido che l'impegno ci sia. Per quanto riguarda il lavoro dei privati, ahimè, pure loro sono vittime di questo rimpallo, privati, volontari, sì, o non volontari. Il problema è lo giusto, c'è questo rimpallo della responsabilità, cioè scendere nel greto di una fiumara anche per strappare un ciuffo d'erba può di fatto divenire rischioso se non si ha chiaro il quadro, no? Diciamo, di come vanno eseguiti i lavori di manutenzione, di chi ha il titolo per farlo e di chi può essere autorizzato a farlo. Però non è neanche giusto agitare lo spauracchio della denuncia, della come dire, azione per aver violato degli obblighi di rispetto della situazione di fatto dei torrenti, ecco, di fronte a tutti. Noi dobbiamo certamente concentrarci su capire chi deve fare cosa, sì, che è il primo punto, capire se questo qualcuno al limite può essere aiutato anche da volontari o da chi, ma poi, dopo aver individuato il responsabile, spingerlo a farle quelle cose. Anche la giusta fare attenzione da parte di tutta la comunità, eccetera, eccetera. Assolutamente. Vediamo altri argomenti, perché ne vorrei trattare quanti più possibile. Ad esempio, ecco, spostandoci ancora, lasciando il torbido del Gallizzi, magari andando in Medio Oriente, ecco, quello che accade nel mondo, perché ci riguarda, deve riguardarci ovviamente, anche qui da noi, nelle piccole comunità, ci deve essere una riflessione per quello che sta accadendo nel mondo. E che cosa pensiamo? Pensiamo che, insomma, vediamo che si fa sempre più fatica a trovare una soluzione per la tregua, no? E poi vediamo che abbiamo armi precise e, insomma, molto distruttive e precise, no? Ma è possibile che solo la diplomazia alle armi spuntate? Sì, no, è quello che noi stiamo vedendo con grande rincrescimento, con grande tristezza, è questo, cioè fondamentalmente. Cioè, piuttosto li vediamo impegnati adesso per la campagna elettorale, sono attivissimi, belli, precisi, insomma, compiti, sì, però. Sì, allora, atteso che io non amo. Noi non diciamo, vogliamo avere più conflitti. Esatto, perfetto, discettare di cose che sono comunque lontane da noi, nel senso che purtroppo quello che sta accadendo in Medio Oriente ha una serie di caratteristiche, di peculiarità, per cui anche se le sue conseguenze le viviamo da vicino, sì, però è difficile capirlo fino in fondo. Io, tanto lontano non è, insomma. Anche no, geograficamente siamo, no, ma geograficamente, però siamo obiettivo, dire, no, insomma, Sì, però posso dirle questo, guardi, capire quali meccanismi si mettono in campo, che cosa accade, non è facile. Io per esempio, quando capita di vedere dei dibattiti televisivi in cui si agitano posizioni assolutamente estreme, mi chiedo che senso abbia, come dire, aizzare quasi, no, i due contendenti, che probabilmente hanno ragioni diseguali, qualcuno avrà commesso il torto per primo, qualcuno avrà aggredito e qualcuno avrà subito l'aggressione, qualcuno sta rispondendo a un'aggressione immeritata. Però il problema è adesso ridurre per quanto possibile i danni, quelli già realizzati, quelli già compiuti. Sì. Chiaro che non si possono sostanzialmente riparare, chi ahimè è stato ucciso non può essere richiamato in vita. Però continuare, diciamo, a versare sangue, giustificando questo, ma da tutte e due le parti, sì, voglio dire, giustificando questo col fatto che se non si versa quel sangue poi succederà di peggio, non so quanto senso abbia. Guardi, faccio una riflessione, sì, brevissima. In questi giorni ho letto un libro che in realtà è un articolo, è un libro minuscolo, di un scrittore russo, anzi in realtà ucraino, di origine ebraica, però di epoca sovietica, che si chiama Vasily Grossman, il quale faceva l'inviato di guerra per l'Unione Sovietica, per giornali dell'Unione Sovietica, sul fronte prima russo e poi ucraino durante la Seconda Guerra Mondiale. Lui arrivò in Ucraina al seguito delle truppe russe che stavano ricacciando indietro le truppe tedesche e italiane, e scoprì, e così si chiama questo libercolo, una Ucraina senza ebrei. Tra gli ebrei che erano scomparsi all'Ucraina, peraltro c'era anche sua madre, che era stata deportata in un campo di sterminio, eccetera. E lui fa questa riflessione, dice: i tedeschi, ma anche gli ucraini, avevano accettato quello che è accaduto sulla base del ragionamento che senza gli ebrei sarebbero stati meglio. E quelli che erano rimasti delusi, soprattutto erano rimasti delusi perché, nonostante gli ebrei fossero stati
portati via, fossero scomparsi, comunque non stavano meglio. Io mi chiedo e mi chiedo sinceramente se la prospettiva di questo scontro sia questa, se tra gli israeliani e tra i palestinesi non vi siano troppe persone che credono, si illudono, che senza i propri avversari o nemici potrebbero stare meglio, per poi magari ahimè scoprire che una volta che anche avessero ottenuto, e speriamo che questo non accada mai, diciamo, di essersi liberati dei propri nemici, comunque non staranno meglio, perché tali e tante sono le conseguenze della guerra, tali e tanti sono i disastri, i lutti, la morte, la distruzione che la guerra porta, che il fatto di essersi disfatta del nemico, di essersi, diciamo così, ad essere riusciti a, come dire, annientare l'avversario, non ti porta effettivamente un giovamento reale. Se, secondo me, questo verrà compreso, può essere che si inizia a ragionare diversamente. Finché si continua solamente ad alimentare il fuoco della reciproca ostilità, non credo che si possa. Questo è quello che pensa Tavernese, che pensano tanti, ma non tutti, perché se poi andiamo a vedere, insomma, quello che sentiamo, quello che viviamo, quando sentiamo anche gli altri pareri, anche quando li leggiamo sui social, cioè un po' ovunque, ci sembra una nazione drogata, e poi ne usciamo, perché insomma, sì, ripeto, voglio trattare altri argomenti, perché poi a noi interessa di più che cosa fa Fiorello, che cosa succede nella casa del Grande Fratello. Ma guardi, la vita delle persone giustamente non è fatta solo di grandi temi, è fatta anche di altro. Io però quello che dico... Svaghe e distrazioni, per carità. Però, sì, perché guardi, la questione è questa, a volte parlare... Io dico... Così come è stato profondo però prima... Non deve giustificare poi l'altra parte, voglio dire, lei sta giustificando. No, io non sto giustificando, io dico una cosa diversa. Cioè, chi non mi faccia l'avvocato di tutti, voglio dire. No, è difficile. No, guardi, sinceramente, chi magari non ha interesse autentico per questi temi ad affrontarli nella maniera giusta, forse è meglio che commenti la casa del Grande Fratello, perché sentire commentare con toni assolutamente inadeguati e assolutamente, come dire... da disinformati, anche in maniera approssimativa, questo tipo di fatti, ecco, è forse controproducente. Cioè, quando il dibattito si fa sui social e a farlo sono persone che non hanno, dico, le giuste competenze, perché non hanno fatto di competenze, sì, non hanno neanche la giusta sensibilità, sì, e allora forse è meglio che parli del Grande Fratello. Io sì, non so se magari lei la pensi diversamente. Fortemente superficiale, magari. Però è meglio che chi è disattento e disinformato si occupi di queste cose piuttosto che di temi così delicati. Va bene, allora siamo sempre in campagna elettorale, o per una cosa o per l'altra, voglio dire... vabbè, adesso c'è l'europeo, ci sono le comunali anche nel suo comune, tanti comuni eccetera eccetera, ma ecco le regionali, no? Perché poi siamo a 4 anni di governo, ce lo siamo dimenticati, no? È un bel numero di anni, no? Di Regione Calabria parlo io, no? E poi vediamo che c'è comunque fermento nei partiti. Per esempio il PD l'altro giorno si è incontrato la direzione regionale e parlava di indicatori che sono negativi, no? Ecco, parliamone noi qui in trasmissione. Secondo lei, Tavernese, quali sono questi indicatori negativi? Cioè, cosa ha fatto di negativo la regione? E c'è qualcosa di positivo? Quali indicatori positivi? Perché ci saranno anche questi. Allora, guardi, indicatori negativi... Al di là della veste adesso politica, quello che... Certo, no, gli indicatori negativi. Sicuramente il grande problema che la Calabria ha e che io sperimento quotidianamente nella mia azione amministrativa è che la Calabria, come diciamo, forse addirittura potremmo intitolare un libro, è una, e questo sarebbe il titolo, una regione, una grande regione vuota, nel senso un grande territorio che si sta sempre più svuotando di popolazione attiva soprattutto, che invecchia rapidamente, che non è più caratterizzato da quegli alti indici di natalità che fino a 30 anni fa, 40 anni fa invece lo caratterizzavano, e che quindi sta, e poi ha un altissimo tasso di emigrazione. Questa grande regione vuota chiaramente pone dei problemi e delle sfide straordinarie, perché se i lavoratori sono sempre meno dovrebbero essere sempre più efficienti per rispondere alle necessità, e invece noi vediamo che questa regione, ahimè, ha ancora indici di produttività bassi, insomma ha tanti problemi. Di fronte a questo la politica regionale cosa sta cercando di mettere in campo? Poi vedremo se sarà efficace o meno.
ma un nuovo attivismo. Il presidente della regione si presenta sempre come molto dinamico, cerca di affrontare i problemi, tra l'altro fa queste dirette dal decimo piano della cittadella regionale con questo apparato tecnologico, schermi, tablet, insomma, che cerca di trasmettere questo desiderio di accelerare, no? Di accelerare. Vede, io ritengo, e in questo ha ragione, cioè noi abbiamo bisogno di accelerare su tanti temi. Quello su cui non so se siamo in grado, se loro sono in grado di farlo, se noi siamo in grado di correre quanto dovremmo, è proprio questo. Noi non stiamo però accelerando abbastanza. Noi siamo, ahimè, ancora troppo lenti rispetto a quello che ci si richiede. Tempi di pagamento, ad esempio, tempi di come dire, espletamento di pratiche di vario genere, tempo di risposta delle pubbliche amministrazioni alle richieste dei cittadini, da un lato, e poi c'è tutto il mondo privato che vacilla, è troppo, ancora troppo dipendente dal mondo delle amministrazioni pubbliche, no? Noi abbiamo una buona fetta delle aziende calabresi che in realtà sono, vivono di forniture pubbliche. E su questo, se non c'è una forte accelerazione, un forte risveglio, non ne usciamo. Altro, questi sono tutti gli aspetti negativi. Su quello che c'è di positivo è quello che io sto notando, che però spero che riesca a controbilanciare, ma non è detto, questa situazione di crisi franca. Sì. Io spero proprio di sì, io tifo anzi per il governo regionale attuale, e non solo per quello, ma diciamo per tutti quelli che stanno lavorando in questo senso, è la volontà di affrontare tutti questi problemi con soluzioni anche fantasiose a volte, ma certamente nuove. Abbiamo visto che in ambito sanitario qualcosa si è cercato di fare, in altri ambiti si sta cercando di lavorare, per esempio sulla ricettività, sulla capacità di richiamare turismo, si è messo in campo tutto il discorso su Calabria straordinaria. Staremo a vedere alla prova dei fatti, cioè alla chiusura poi del quinquennio si tirerà una linea e si capirà quanto il lavoro è stato fruttuoso. Io sinceramente temo che non sia, se i risultati non arrivano, potrebbe non essere colpa del politico attuale che non ha saputo, diciamo, produrli, quanto del fatto che l'accelerazione tentata è arrivata un po' tardi, perché poi i processi sono di lungo periodo. Certo, certo. Invertirli non è facile, non li si rinverte subito. Quindi questo è un discorso complesso, ma insomma l'ho sintetizzato. Va benissimo, sorvolo adesso un po' di aspetti per capire un po' poi dove atterrare, su quale problematica, su quale nuova riflessione, ma spostando le attenzioni anche su altri aspetti. Ecco, prima si parlava insomma di un risveglio culturale, vero? Ne parlavamo all'inizio a proposito di queste iniziative, convegni, eccetera, eccetera, sulle eccellenze calabresi in tema architettonico, archeologico, eccetera, eccetera. Noto anche un certo risveglio dal punto di vista, perché abbiamo anche il grosso problema del ripopolamento, di riabilitare i borghi interni, queste tantissime comunità interne, borghi interni che stanno sparendo, spopolandosi, eccetera, eccetera. E vedo che ci sono iniziative da parte anche qui alle Terme, per esempio recentemente si è parlato, lo so, l'UNCEM fa, ecco, il presidente dice le sue, eccetera, eccetera, ognuno dice la propria. Beh, tutto un fatto positivo. E allora perché vediamo questi borghi spopolarsi, questa gente andare via, solo questi anziani rimanere, perché insomma, perché? Perché si va per lavoro al nord, si va per studiare al nord, ecco, non per tantissime cose, no, quindi sono argomenti specifici sui quali si può puntare. E in questo periodo il governo centrale sta lavorando alle pensioni, ma abbiamo anche dei buoni numeri per quanto riguarda il lavoro da remoto, che insomma è stata una necessità nel periodo della pandemia, che insomma è diventata a un certo punto anche un'opportunità per tanti. Questo significa per far rimanere la gente ovviamente nel proprio borgo nativo, quindi cresce il numero dei lavoratori da remoto. Chiaro che qui siamo lontano dai ministeri, però questo è un discorso che riguarda più il privato che il pubblico. E poi per quanto riguarda i giovani, perché un altro indicatore è che aumentano sempre di più le spese per rimanere fuori a studiare. C'è una cifra, un indicatore che è 19.000 euro l'anno. E anche qui sullo studio si potrebbe puntare, anche l'università stessa, rimodulandosi le università,
operando anche col privato, eccetera, eccetera. Mi fermo qui a già, insomma. No, io vorrei fare su questo proprio, sull'università vorrei concentrarmi un attimo, perché guardi, questo è stato oggetto, io ho approfondito questi temi anni fa e devo dire che la situazione non è cambiata. Il problema dell'università è che in Calabria, in realtà, questo problema degli alloggi, come in Italia, no, in realtà si studia poco. In realtà noi abbiamo una percentuale della popolazione tra i 18 e i 65 anni che ha un ciclo di studi terziario, quindi universitario, ecco, per diciamo, tradurlo in termini pratici, che è veramente basso, tra i più bassi d'Europa. Fino a qualche anno fa c'era sotto di noi solo la Turchia, praticamente, dei paesi diciamo che hanno una proiezione europea in termini geografici, poi alcuni paesi dell'est. Per il resto, devo dire, ci superavano sostanzialmente tutti. Ora, la questione qui qual è? Studiando poco, anche se a noi questa percezione viene sempre come dire, alterata dai titoli dei giornali, no? Che sono ancora una volta organi di disinformazione più che di informazione. Quando si dice ci sono troppi laureati o addirittura correva insomma ogni anno a settembre corre l'articolo in cui si dice ci sono troppi iscritti a facoltà umanistiche, non si fa altro che mistificare e dire sciocchezze. Non ci sono troppi laureati. Il problema è che in Italia c'è un mercato del lavoro che punta poco sulla qualificazione professionale, quindi non richiede il numero di laureati che dovrebbe richiedere, si accontenta di gente sottoqualificata, c'è una situazione del mercato anche in generale che favorisce la stasi, la riduzione dell'offerta di lavoro, e quindi questo non motiva i giovani a studiare seriamente. Mm-hmm. A questo si unisce che cosa? Cioè, quindi già c'è una platea ristretta di studenti universitari, no? Rispetto a paesi, ma non anche rispetto alla Spagna. Di questi, ovviamente, molti sono provenienti da situazioni familiari, diciamo, relativamente agiate. Ed è chiaro che costoro opteranno per delle scelte universitarie di studio costose. Sì. Ora, lei parlava giustamente di chi magari va a frequentare l'università fuori, ma magari diciamo, ha difficoltà perché le università statali, che pure si forniscono delle opportunità anche di sistemazione con gli enti per il diritto allo studio e quant'altro in base ai redditi. Ma c'è gente, molta gente dei nostri concittadini emigrati che va a studiare in università private, in cui pagano volentieri le rette. Ma questo proprio per questa ragione qui, perché ormai chi va a studiare in molti casi lo fa più che altro come una scelta, tra virgolette, di classe, non più come compimento normale del proprio percorso formativo, che vale ed è uguale per tutti. Ora, concludo rapidissimamente. Anche perché dobbiamo concludere, sì. Come si risolve questo? Insistendo sul fatto che la qualificazione universitaria non è e non può essere qualche cosa, diciamo così, che prepari solo a specifiche professioni o dia accesso solamente a determinati iter di come si dice adesso, job placement specifici, però deve essere un bagaglio come dire diffuso, quindi favorire l'ingresso nel mondo universitario per tutti e incoraggiare l'iscrizione per quanto possibile nei nostri atenei. E questa è una cosa che però, ahimè, e questa è veramente l'ultima considerazione, dovrebbe vedere maggior protagonismo dei nostri atenei, che in realtà anche la stessa Università di Reggio, Catanzaro, Cosenza, sembrano sempre un po' distanti dai territori, no? Sempre nella loro torre d'avorio, e questo non va bene. D'accordo, allora lasciamo il lavoro da remoto perché dobbiamo chiudere, però un'altra, lei è messo sulla pubblica istruzione, sì. E quindi avrà seguito questa vicenda, certamente la protesta per l'accorpamento, no? Anche che riguarda il Zanotti Bianco. Lei da che parte sta? Io non sto da nessuna parte, io ho chiesto non l'accorpamento. Allora, il discorso è la protesta di questi ragazzi, cosa ne pensa? Nulla, non quello che io ho già detto.
Cioè, il punto è questo, io non l'ho detto sui giornali, l'ho detto negli atti. Il taglio delle dirigenze sì. è stato fatto per esigenze che non dipendono da noi. Ed era un taglio sostanzialmente lineare, cioè si è dato un numero, bisogna tagliare tot dirigenze. Lo sforzo che devo dire io ho apprezzato moltissimo da parte sia della regione sia della città metropolitana è stato quello di dare un criterio a questo, che io non chiamo neanche accorpamento, a questa riorganizzazione, cercare di dare un criterio. E io il criterio l'ho proposto ed è stato accolto. Poi al di là di dove andrà la dirigenza, che forse non sarà a Marina, forse sarà a Locri, ma il criterio che è stato proposto dall'amministrazione comunale di Marina con una delibera inviata alla città metropolitana è stato quello di creare un istituto tecnico professionale di filiera che mettesse insieme valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agricole d'eccellenza e ricettività. Quindi, istituto tecnico agrario, istituto tecnico per il turismo, istituto professionale alberghiero. E questa nostra proposta è stata accolta. Poi il problema qual è? Diciamo, il dirigente starà a Locri alla sede dell'alberghiero o starà a Marina alla sede del turismo? Ma sinceramente, noi ci preoccupiamo di questo. Visto e considerato che il nostro tecnico per il turismo in una gestione precedente, con un dirigente precedente, ha subito un tracollo e l'attuale dirigenza sta facendo un lavoro straordinario, una grande stima alla professoressa Zannoni e dei suoi collaboratori per rilanciarlo. Il problema è dove starà, dove avrà la scrivania e la sedia, oppure è che oggi noi abbiamo su tre comuni, Locri, Marina di Gioiosa e Caulonia, un istituto che può valorizzare i nostri prodotti tipici con questo istituto così congegnato, alberghiero, agrario, alberghiero, turismo. Potremmo ragionare seriamente delle deco, potremmo ragionare certo. seriamente della valorizzazione del territorio, dell'enogastronomia, del percorso della Locride romana, dell'accoglienza turistica, cosa che ora, diciamo, non potevamo fare. Adesso di tutto questo noi vogliamo avere il problema. Eleviamo un po' la discussione, insomma. Veloce, abbiamo già finito col tempo, però una cosa sola, perché mi ha fatto venire in mente parlando di città metropolitana, perché poi c'è un fermento, c'è un dibattito in corso, perché si parla del premierato, no? Per quanto riguarda la nazione, se si farà in tempo prima o si andrà al referendum nel 2025, che tempi passeranno, perché poi la cosa mi fa venire in mente anche il dibattito sulla città metropolitana, perché io sento sempre più parlare che si vuole tornare alle vecchie province. Io faccio sempre la stessa battuta, lei da che parte sta? No, io sono favorevole al voto, al fatto che i cittadini si esprimano, cioè il fatto che oggi i consiglieri metropolitani siano sindaci, consiglieri comunali, assessori dei comuni e che quindi si dividano no, tra queste loro incombenze, secondo me non va bene. È bene che ci siano dei consiglieri metropolitani che siano come i vecchi consiglieri provinciali eletti dai cittadini e un sindaco metropolitano che sia anch'esso eletto direttamente. Devo dirle la verità, sono contento che la vicenda di Falco Matasi sia risolta in maniera favorevole a lui, perché al di là dell'essere avversari politici è chiaro che noi siamo tutti affinché la giustizia trionfi, e credo nel suo caso così sia stato. Però non è fisiologico e normale che il sindaco di una città che rappresenta meno di un terzo degli abitanti della città metropolitana sia ipso iure sindaco di tutti gli abitanti della città metropolitana, che non l'hanno eletto, che non l'hanno scelto, non proviene dalle loro. Quindi noi dovremmo, che cosa? Per ottenere, diciamo, magari un sindaco metropolitano della Locride, aspettare che si candidi e vinca le elezioni comunali a Reggio. Noi abbiamo avuto qualche presidente della provincia sì. della Locride nel passato, sì. ecco, o della Piana. Quindi il punto qui qual è? Che il sindaco metropolitano sia una figura distinta e che venga eletta dai cittadini di tutta la città metropolitana. E qui ci fermiamo, ringrazio il vice sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Vincenzo Tavernese, e a presto rincontrarla, a voi amici a casa, e a domani per un altro 60 News. Buona serata.
Questo programma è presentato da...